Serie B, il campionato degli italiani. Si torna da Crotone con la prima vittoria in trasferta di questo campionato, il secondo consecutivo successo dei biancoazzurri, ancora un poker di gol per la squadra di Baroni, un 4-1 che ovviamente ha riportato serenità, anche entusiasmo tra i tifosi. C'è una trasferta già alle porte, quella di venerdì a Vicenza, si rinnova una sfida dunque tra due società e soprattutto due tifoserie che sono legate da un gemellaggio storico. Buonasera e benvenuti a un nuovo numero di Replay, dedicato ovviamente a questo successo in Calabria. Parleremo ovviamente della squadra, delle varie situazioni anche in società, grazie alla presenza dell'amministratore delegato della società biancoazzurra, Danilo Iannascoli. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Buonasera. Al suo fianco abbiamo il nostro collega che settimanalmente esprime le sue opinioni, Francesco Di Francesco. Buonasera, salve Francesco. A tutti. Ritroviamo con piacere anche il dottor Edoardo De Blasio. Buonasera Edoardo, ben rivisto. E accogliamo per la prima volta anche un dirigente sportivo, soprattutto tifoso del Pescara, Fausto Perletta. Buonasera Fausto, grazie, grazie per essere qui con noi. Vado a salutare in regia, come sempre, Andrea Costantini a fianco a Maurizio da qui. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, ovviamente io ricordo a tutti gli amici da casa che possono interagire con noi attraverso gli sms 392-623-7060. Poi vi dico che si sta giocando il posticipo dell'ottava giornata di Serie B, il Varese in vantaggio sul Cittadella 1-0, gol di Lupoli al 18esimo, e in campo anche Marco Verratti con la nazionale italiana che è impegnata nel match di qualificazione al campionato europeo. 0-0 per il momento a Malta, si gioca da poco più di 15 minuti. A te. Beh, insomma, abbiamo una bella concorrenza a livello televisivo, vedremo se i tifosi pescaresi sceglieranno la nazionale di Verratti, facendo ovviamente l'in bocca al lupo al nostro Marco Verratti, oltre a Immobile e tutti gli altri, oppure questa puntata di Replay. Un saluto anche alla redazione di ForzaPescara.com, dove c'è Valerio De Carolis. Buonasera Valerio. Ciao Enrico, ciao, problemi di ritorno in cuffia, però comunque sono riuscito a sentirvi. Sì, vi ricordo che potete commentare sul portale forzapescara.com, fate i vostri commenti e noi nel corso della trasmissione leggeremo e faremo le domande agli ospiti in studio. Grazie anche a te Valerio. Allora, Iannascoli, dopo la prima vittoria in trasferta forse si sta meglio, perché ripetersi a distanza di una settimana, fino a 15 giorni fa eravate ultimi in classifica, è vero che la classifica di questi tempi eravamo ultimi in classifica, però la classifica non bisognava guardarla prima e forse non bisogna guardarla oggi, anche se è una classifica che potrebbe far sognare. Adesso vedremo anche la classifica aggiornata con il posticipo di questa sera. Insomma, un lunedì diverso dagli altri? Sì, una domenica sera diversa da quella delle ultime settimane, però dobbiamo restare tranquilli, dobbiamo continuare a lavorare con questa intensità, con questa voglia di migliorarci che abbiamo messo in queste settimane. Dobbiamo credere ancora di più in noi stessi, in questo gruppo e nel gioco che vuole il mister. E poi vedremo tra qualche settimana, già si potrà avere un quadro migliore, anche se io lo dico, l'ho detto nei momenti negativi, lo dico anche adesso ancora di più, la Serie B è un campionato lunghissimo, cioè all'inizio la classifica non la devi neanche vedere, devi soprattutto capire la rosa cosa ti può dare in questo campionato così lungo, e poi aspettare l'inizio del girone di ritorno, perché è da nel mese di febbraio-marzo che si decide il campionato di Serie B. Allora, divideremo questa trasmissione, la prima parte sulla partita di Crotone e poi sui temi più generici che riguardano sia la squadra sia la società.
Partiamo dalla partita di Crotone, l'avete seguita in TV ieri, che impressione ha avuto? Perché in effetti all'inizio si è un po' sofferto questo possesso palla del Crotone, poi il Pescara, dopo l'infortunio che rivedremo del portiere Secco, ha trovato quest'1-2 di Lazzari e Pasquato. Nel secondo tempo si poteva chiudere la partita con il rigore fallito da Politano. Poi c'è stato il gol del Crotone, 10 minuti di paura e poi alla fine è esploso Federico Melchiorri. Si può sintetizzare così questa gara? Sì, con tanti dettagli, però dobbiamo dire che noi fino ad oggi, insomma, di partite che abbiamo visto la squadra avversaria dominare, non è che ne avevamo viste tante. Anche questa di Crotone, che non era una partita sicuramente facile, un campo molto difficile. Una squadra che si vuole rifare, che gioca un calcio offensivo. Temperatura caldissima. Temperatura caldissima, però al di là della temperatura c'era chiaramente un clima un po' particolare, perché, ripeto, a Crotone non è facile vincere, infatti vedremo cosa succederà durante il campionato. Ti dico, Enrico, che io tutta questa sofferenza iniziale onestamente non l'ho vista, c'è stato un po' di predominio, un tiro da fuori area, una bella parata del portiere, ma non è che ci hanno messo sotto, siamo stati più noi ad aspettarli per farli, perché l'allenatore l'aveva previsto un inizio un cioè po'... Far sfogare un attimino la squadra, vedere, prendere le misure e poi iniziare a giocare. Io ti dico che l'inizio del secondo tempo ho visto un Pescara eccezionale, cioè un'ottima squadra che credeva in quello che stava facendo, si è proposta, ha cercato il gol, forse è stata un pochino troppo leziosa e poi come sempre nel calcio basta un episodio, il rigore e poi il gol che trova il Crotone per riaccendere, per poter cambiare la partita, però anche lì l'abbiamo richiusa subito, perciò insomma... È chiaro che rispetto alle partite precedenti ci sono stati meno errori personali, individuali sì, dei giocatori, e perciò l'abbiamo portata a termine. Perciò piano piano stiamo migliorando, dobbiamo continuare così, tutto qui. Chiedo agli altri amici allora cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto di questa partita di Crotone. Intanto c'è questo risultato di 4-1 che non è facile da ottenere su nessun campo. Edoardo? Beh, cosa ci è piaciuto? Innanzitutto abbiamo avuto la conferma di avere in attacco un fuoriclasse, perché quello che ha fatto Melchiorri ieri, se l'avesse fatto un Gervinho, un Tevez, un Totti, se ne parlerebbe per 6 mesi. Ha fatto 2 gol da solo in slalom dal centrocampo, 70 metri palla al piede, facendo delle cose mirabolanti. Tanto lo del Varese su Cittadella, 2-0. Un fuoriclasse in attacco, un ottimo portiere. Non ci dimentichiamo che ieri il nostro portiere ha fatto un paio di parate, una all'inizio sullo 0-0 e una nel secondo tempo di piede sul 2-1 che ci hanno salvato. Sì. Perché lì se il Crotone va in vantaggio o se il Crotone pareggia il 2-2, quindi è stato bravissimo. Il portiere è veramente una scoperta questo ragazzo, questo Arechi. Aresti. Ecco, quindi, questo è il tiro del primo tempo. Una parata fantastica, è molto reattivo. Il ragazzo non è molto alto, ma ha un'esplosività muscolare eccezionale. È molto reattivo e molto bravo. Quindi queste sono le due note, diciamo, più positive. Io personalmente penso che il Pescara sta migliorando, sta guarendo, però è ancora una squadra che ha tanti problemi. Io personalmente ho visto meglio il Pescara, che so, il primo tempo di Cittadella o a Catania, dove paradossalmente abbiamo perso per delle follie difensive. Cioè parli di fluidità di manovra. Parlo di gioco, del gioco. Adesso se noi vogliamo parlare di risultati, no. Con l'Entella e col Crotone abbiamo fatto 4 gol e 4 gol. Però se io vi devo dire che il Pescara visto contro l'Entella è migliore del Pescara visto, non so, a Catania, direi una stupidaggine. Infatti perché questo a Catania è il dubbio in città. Conviene giocare meglio. Esatto, poi non è che lo scegli, tu devi giocare bene. Devi giocare bene, poi Enrico, è chiaro che gli episodi... Sì, Andrea. Allora, ha segnato l'Italia con Pelle, in gol in mischia, quindi l'Italia in vantaggio a Malta, invece raddoppio di Lupoli, per lui doppietta in Varese. Benissimo. Cittadella. Sono contento per l'Italia di Verratti. Dicevo, il Pescara a Crotone, per esempio, non è che sia stato impeccabile per 90 minuti. Il primo tempo ci siamo ritrovati in vantaggio per 2-0, ma con 2 gol un po' casuali, nel senso un po' non creati dalla manovra, creati dal fatto che Lazzari ha fatto un bel tiro da fuori e il portiere ha fatto una mezza papera. Il secondo gol, Pasquato ha rubato un pallone mentre loro stavano impostando
abbia fatto un bellissimo all'incrocio. Però, Edoardo, scusami, anche gli altri possono intervenire, però si vedono poche squadre giocare per gli interi 90 minuti per dirti che, a livelli elevati. No, per dirti che invece, per esempio, nel primo tempo di Cittadella e a Catania fino al gol di Calaiò, il Pescara aveva proprio dominato la partita, meritava di vincere e poi è riuscito a perdere quelle partite in maniera incredibile. Stavolta è successo forse il contrario, cioè gli episodi in fin dei conti ci hanno, non ci hanno penalizzato più di tanto, anche se ci sono stati episodi negativi, perché l'arbitraggio, per esempio, è stato molto sfavorevole. Il primo gol di Melchiorri era regolare quando si è fatto male il portiere. Il portiere lì, non è che l'ha annullato perché il portiere si è fatto male. Che non sottolineiamo più di tanto. No, perché si è fatto male, poverino, il portiere. Ma non è che il gol è stato annullato perché il portiere si era fatto male. Questo è andato per una papera. Quindi è un episodio sfavorevole questo. Sfavorevole sbagliare un rigore. Insomma, è chiaro che il gol, secondo me, il gol del Crotone era in fuorigioco. Secondo me quello che ha messo dentro la palla vicino al palo sul colpo di testa, insomma, del ti è piaciuto di più altre volte. Però il Pescara, sul piano del il Pescara gioco. Alla fine ha tirato fuori due colpi da fuori classe e ha vinto, ecco, bene questa partita. Devi sentire per lette di Francesco Iannascoli. Sa bene che in città c'è questo tormentone, questo dubbio: conviene giocare meglio e non fare punti, oppure fare punti però approfittando anche dei difetti dell'altra squadra. Per esempio, come diceva poco fa Baroni, ha studiato così la partita: l'aspettiamo all'inizio, partiamo con le azioni di rimessa. È stata una squadra cinica, cioè anche le grandi squadre vincono così, no? Sì, io ripeto, l'inizio del secondo tempo poteva essere pericoloso, perché loro pensavo sì che avrebbero provato in tutti i modi a cercare di rimetterci dentro l'area. Invece abbiamo giocato, secondo me, molto molto bene fuori casa, siamo andati in 5-6 con grosse personalità, con grande personalità, abbiamo creato diverse occasioni da gol, abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita con il rigore. Però è d'accordo con quello che dice De Blasio, a Catania e anche no, io l'ho detto prima, Enrico, cioè secondo me non abbiamo mai giocato peggio dell'avversario. E diverse partite le abbiamo chiuse per degli episodi sfavorevoli, ma senza aver demeritato mai. Il primo tempo col Bologna, insomma, cerchiamo di dimenticarci. Sì, però anche quella è una partita strana, difficile dire il Bologna ha giocato meglio del Pescara, ha meritato la vittoria, no? Perciò stavo dicendo soltanto a livello di meriti. In questa partita qui è chiaro che ci portiamo a casa questo risultato positivo, ce lo teniamo ben stretto e speriamo. Adesso in una partita molto difficile, Enrico, perché iniziamone a parlare, perché la partita con il Vicenza sarà veramente difficile, però andiamo in un campo che ci è amico, una tifoseria che ci è amica da tanti anni e che ci dà sempre ricordi, sì, ma poi anche il campo che ci dà, ci fa ricordare, insomma, dei momenti Antonino belli Ragusa che abbiamo vissuto nel passato. Dopo ne parliamo Antonino di Vicenza. Ragusa. Fausto, invece tu che idea hai? Sei soddisfatto di questa prestazione di Crotone? Tutti siamo soddisfatti, cioè, no? Perché ci mancherebbe, quando si vince poi con un risultato così rotondo, è ovvio che Areste e Melchiorre hanno fatto la differenza. Infatti sono anche tra i giocatori segnalati da Radio California, che ha iniziato per i premi miglior biancazzurro della settimana e ha vinto Simone Aresti. Pensavamo che fosse Melchiorri a vincere, invece Aresti è stato premiato, forse anche perché è una sorpresa questo Aresti, poi ne parleremo dettaglio. Fausto. Beh, Enrico, come dici tu, se Aresti è stato premiato e se Aresti ieri è stato il migliore in campo, mi sembra che sia stato votato a unanimità oltre l'8, no? Evidentemente il Pescara credo che abbia subito. Però non è che ha dovuto compiere tantissimi interventi. Sai che il portiere, quando è chiamato in causa, anche una volta, due parate decisive. Certo. Allora, guarda, noi facciamo in questo momento molta fatica a disquisire sulla qualità del Pescara, perché da tifosi ci sentiamo di dire che queste due vittorie, no, ci stanno facendo crescere in classifica e quindi ci fa crescere anche l'ottimismo. Però indubbiamente dobbiamo riflettere sull'attuale costruzione di gioco di questa squadra. Dobbiamo pensare, perché da tifosi dobbiamo pensarlo, che la squadra è ancora in un cantiere, sta cercando di impastire dei moduli, delle sistemazioni. Però i progressi ci sono stati, no? I progressi ci sono a sprazzi. Se vai a spezzettare un attimo la partita di ieri, in una prima fase, ora, tu sai quanto amo questa squadra, ma se nei primi 20 minuti della partita fossimo stati sotto di due gol, nessuno... Beh, esagerato, due gol. Enrico, anche sul 2-0, ahimè, dopo quella sostituzione, forse infelice del mister,
facendo... Salamon con Pasquato. Ma insomma, io credo che abbia dato un segnale alla squadra di grande paura. Tanto è che abbiamo subito in 10 minuti 2-3 occasioni da gol e il gol. E quindi, insomma... Allora, Iana, Terletta forse è il prototipo del pescarese esigente, o no? È vero. Sì, no, ma c'è tutto. No, ma ci sta. No, ma tutto, ci sta tutto ed è giusto, però... Anche quella sostituzione, comunque Pasquato aveva i crampi, si è visto subito, perciò era affaticato, comunque aveva corso tanto, aveva coperto... Sì, ma aggiungere un centrale difensivo sul 2-0, ahimè... Lo so, però ci sono delle motivazioni, tra l'altro bisogna pensare poi a un gruppo di giocatori, l'allenatore ha tanti pensieri, in quel momento deve recuperare anche un giocatore in questo momento molto importante che può essere per noi, che è Salomon, che ritornava da un infortunio, e poi c'è un atteggiamento, perché non è detto che far giocare un difensore in più possa essere un segnale di debolezza. Da come sto conoscendo anche l'allenatore, lui voleva alzare invece la difesa invece di abbassarla e andare a provare a pressare più alto e a giocare in contropiede. Poi è chiaro che ti fanno 3 calci d'angolo di seguito, una punizione, 2 calci d'angolo di seguito, una punizione tra l'altro anche riavvicinata, quella della parata di Ares, perché il fallo era stato fatto un po' in più largo, dove il campo era l'arbitro. Diciamo che gli ha dato una mano in quell'occasione, e comunque c'è stata una deviazione della barriera, perché altrimenti il tiro non era un tiro irresistibile, Aresti era una traiettoria, è stato molto bravo perché è stato molto reattivo e col piede di richiamo è andato a prendere quella palla. Però la punizione non mi sembra una punizione irresistibile, però senza quella deviazione. Hanno preso anche il palo di testa non le abbiamo prese mai ieri. Questa è una, forse è una caratteristica. Salomon, Ciosic, bisogna lavorarci un pochino. Però, adesso tocca a Francesco, sempre se stasera più severo degli altri. No, avessimo vinto per sbaglio allora. Che uno che non ha visto la partita o ha letto, ha sentito questi primi 15 minuti. Il Pescara, allora, al di là della battuta, mi dovete spiegare, non per forza, così in generale, giocare bene che significa? Perché il Pescara a Catania ha giocato bene, indubbiamente, però ha fatto tante di quelle fesserie all'interno del gioco, e fesserie dei singoli e fesserie sul piano tattico, che hai perso. Allora, e questo può essere una risposta indiretta, se è meglio giocare bene oppure e cercare ovviamente di non perdere, ma se perdi e giocare non tanto bene o comunque non bene e vincere, la via di mezzo è quella, perché ripeto, anche a Cittadella. Quindi la tua idea qual è? La mia idea, ora ti rispondo, tu non cominci a fare le domande. No, la mia idea è, la mia idea è che sul piano tattico a Catania tu tecnicamente hai giocato bene, tatticamente hai commesso degli errori con l'aggiunta dei singoli. Ieri magari hai giocato meno bene sul piano squisitamente, come vogliamo dire, della manovra, squisitamente del gioco, della fluidità della manovra anche in fase offensiva. Però dopo hai vinto 4-1 perché hai commesso meno errori, Francesco. Ecco perché io dico Perletta, poi parliamo fermo restando di quello che diceva prima Edoardo, la frase del fenomeno Melchiorri, perché l'aveva già detto lui. Mi dovete scusare, tutte queste squadre, partendo da quella che domina da 3 anni in Italia, poi prendi gli schiaffi fuori, all'ultima della B, fermiamoci alla A e alla B, mi dite quali sono queste squadre che per 90 minuti hanno lo stesso rendimento, giocano alla stessa velocità. Questo è vero. Allora, non commettono errori. Gli interventi devono essere più brevi, però, per tutti. E io Fausto? Senza rievocare i fantasmi, insomma, comunque sì, abbastanza recenti, perché stiamo parlando di 3 anni fa. Il Pescara non vinceva soltanto con diciamo, le occasioni dei singoli, così come sono state queste due partite. Abbiamo avuto delle differenze dei singoli. Pasquato, Lazzari, Melchiorri, fantastica, come diceva il dottore. Quella era una squadra che giocava. Il Pescara di Zeman ne vinceva. In Italia. Ti chiedo scusa, il Pescara di Zeman ne vinceva perché era una squadra. Sì. Attualmente questa non è una squadra. Io sono sicuro che lo diventerà già dalla prossima partita, però fino adesso non lo è perché stata. Sei sicuro se non. Che diventerà dalla prossima? Perché a Vicenza dobbiamo fare un'altra vittoria, non credo che. Allora, no, ma abbiamo fatto un altro Pescara queste in Italia, 7 partite. In queste 7 partite, ancora oggi, perché nemmeno il Cagliari, come giocava quel Pescara. In queste quindi 7 partite. Possiamo fare quel paragone. Noi il paragone lo dobbiamo fare con l'organico che hai,
Io ho ricevuto tante di quelle critiche, compreso dal nostro amico conduttore, perché nelle ultime trasmissioni sembrava quasi che io volessi criticare per forza Baroni e volessi criticare per forza il rendimento del Pescara. Io avevo molti dubbi, qualche d'uno in meno ce n'ho, però mi sono fatto anche questo, ho fatto questa riflessione, ripeto, il Pescara intanto anche ieri, vai a Crotone, se ci sono dei momenti che subisci, credo che sia naturale. Il Perugia, primo in classifica, ha subito il Frosinone, che è vero che stava secondo. Beh, qualche dubbio fino a 15 giorni fa che oggi non avete più? Anche perché dopo due vittorie... No, guarda, tu penso che segui giornalmente, tra l'altro, anche gli allenamenti, hai visto con quale tranquillità il gruppo ha lavorato, con quanta tranquillità il mister ha potuto lavorare, proprio perché noi siamo convinti di tutto, cioè dell'organico, della squadra. Sappiamo benissimo che non abbiamo detto che dobbiamo vincere il campionato, perciò sappiamo benissimo qual è il nostro obiettivo, tutti lo sanno, cercare di migliorare chiaramente il risultato dell'anno scorso, cercare di raggiungere se possibile i playoff per poi giocarcela lì. Però è chiaro che è un gruppo nuovo, abbiamo cambiato tanti giocatori, cioè 21 giocatori, dobbiamo dare tempo, abbiamo un mister nuovo, perciò si è creato un ambiente nuovo all'interno dello spogliatoio e dobbiamo dare loro la possibilità di lavorare e di... Strada facendo, l'obiettivo può anche essere modificato, perché se è vero che sino ad oggi il Pescara stentava e Perugia e Frosinone sono andate bene, classifica alla mano, non mi sembra che ci sono 15 punti di differenza tra il Pescara e la fine in un campionato. Infatti mi sono stato zitto, ma sono questa sempre. Questa è giornata con il risultato, esatto, del Varese. No, che questo te lo dico perché tra l'altro poi in un campionato dove non ci sono uno o due squadre nettamente più forti delle altre. Questo potrebbe essere un vantaggio. Potrebbero esserci, ma non lo stanno mostrando. Ecco, oggi non ci sono. Però potrebbe essere anche più difficile partire perché la sala stampa di Crotone. Gli stessi addetti ai lavori del Crotone sostenevano: ma il Pescara è una squadra che ha una rosa che non ha nessuno in Serie B, perché Levi Pasquato, Levi Maniera entra Melchiorri, in panchina c'è Salomon, c'è Nielsen, c'è qualcuno in infermeria pure, tanti cioè, in infermeria. Quindi quei giudizi espressi quando è terminata la campagna acquisti sul valore della rosa e sul buon lavoro, diciamolo francamente, che avete svolto, ora stanno uscendo fuori questi valori. Si temeva che Baroni potesse andare anche in difficoltà con tanti elementi a disposizione. Ora, un po' per casualità, l'infortunio di Caprari, la squalifica, la convocazione, non ha grossi problemi di abbondanza, anzi, si stanno rendendo tutti utili, no Edoardo? Sì, ma noi infatti dobbiamo... La rosa che è il Pescara non ce l'ha nessuno, ma soprattutto noi dobbiamo recuperare un altro fuoriclasse che è Gaston Brugman, un giocatore che in Serie B veramente ci sta per sbaglio, ci sta, se ritorna a essere quello degli anni scorsi. E penso che con Brugman e Melchiorri, insomma, veramente a quel punto abbiamo qualcosa che altri non possono avere in Serie B. Quindi c'è Memushai, che è sicuramente un ottimo giocatore, dobbiamo recuperarne tanti. Ecco perché a questo punto quello che è in gioco veramente è la qualità del gioco del mister. Cioè Baroni quest'anno non ha alibi, perché la società, si può dire quello che si vuole, ma gli ha messo veramente in mano una rosa competitiva. Non dico una Ferrari, ma come minimo una squadra che è tra le prime 3-4 del campionato. Cioè una rosa migliore della nostra non ce l'ha nessuno, forse come la nostra la può avere il Bari, la può avere il Livorno, due o tre squadre, ma non di più. Quindi se Baroni fa la differenza... Però sta cercando di ottenere il meglio, cioè, un po' da tutti. Ora, perché... No, ma vedi, il problema è questo, che il Lanciano dello scorso anno non era un Lanciano che avesse un gioco brillante, era una squadra molto solida, adatta alla Serie B, che poi vinceva le partite grazie ai calci piazzati, alla forza. Sì, è un po' tutto diverso. Mammarella, quella Menta che gli faceva gol di testa e compagnia bella. Questo organico non ha nulla a che fare con quello del Lanciano. Con questo organico devi giocare a calcio, ma devi giocare bene. Non puoi giocare in modo sparagnino, tu chiusi dietro, con i terzini sempre bloccati. Cioè tu vedi un Barone, un tecnico che vuole speculare. Lo vedo ancora bloccato, lo vedo. Probabilmente lui sa che la rosa
che in questo momento è disponibile è forse il 40% di quello che sarà. Io mi voglio augurare questo, cioè lui sta tirando fuori il massimo da una rosa in cui ci stanno troppi infortunati, mancano troppi giocatori, ma se il Pescara gioca, dovesse giocare sempre così, cioè tu lo vuoi più propositivo? Lo voglio, per esempio, tanto per dirtene uno, il 4-3-3 si fa con i terzini che scendono e vanno a sovrapporsi alle ali e vanno a crossare. Se tu Politano e Pasquato li lasci uno contro uno da soli, non hanno il fisico, la forza per superare l'avversario. Non è che quelli sono Gervinho, sei d'accordo, Fausto? Gervinho e Iturbe, insomma, allora, capito? Sono più che quindi d'accordo. Va sciolta questa squadra. Può darsi che lui finora non abbia avuto i giocatori, non so, Nielsen, lui non ce l'ha ancora come era quel Nils che conosciamo, non ha ancora Brugge, non ha ancora Memushai, quindi speriamo che sia un problema di salute. Sono d'accordo, perché quello che sosteniamo tutti è la qualità della squadra, dei singoli, che è veramente la squadra più forte che c'è attualmente in Serie B. La sorpresa, penso, della maggior parte dei tifosi, è chiaro che l'amministratore non ci può dire questa cosa, cioè? La sorpresa è che noi ci aspettiamo una squadra più brillante, una squadra che faccia gioco, che vada a imporre la sua partita sia in casa sicuramente. E perché non casa. Dovrebbe dirlo? Beh, vabbè, insomma, no? L'amministratore, no, ma, è il pescare, no? L'allenatore sta lavorando dall'inizio proprio per dare più, certo, spettacolo, per cercare di giocare di più a calcio, e secondo me lo sta facendo. Tra l'altro sta mantenendo in tutte queste partite, anche nel momento di difficoltà, perché non ci dobbiamo nascondere che i risultati non ci stavano dicendo bene, lui ha mantenuto lo stesso tipo di gioco, ha mantenuto lo stesso 4-3-3, sempre con tre giocatori offensivi, molto offensivi davanti, e anche a centrocampo ha mantenuto sempre giocatori offensivi e non qualche difensore adattato come in Serie B vediamo spesso in alcuni ruoli, no? O a centrocampo, come ha fatto Marino l'anno scorso, largo sulla fascia. Perciò ci dobbiamo dare a lui la possibilità. Ci ha messo del suo con alcune scelte. A parte che bisogna. Allora, stiamo parlando un po' troppo dell'allenatore, perché veniamo intanto da due risultati positivi. Intanto, cioè, abbiamo di Aresti, detto. No, dico, abbiamo detto che Aresti, infatti, migliore in campo. Aresti è stata Melchiorri migliore in campo, ha preferito Melchiorri. E comunque a Maniero, che aveva fatto tre gol la partita precedente, ma al di là che in rifinitura comunque ha avuto un problema fisico, che per fortuna oggi si è rivelato molto meno importante rispetto a quello, certo, che si temesse. Però è chiaro che sono scelte che ha fatto lui. Ma non anche è lo che... stesso Pulcino centrale. Ecco, tra l'altro, infatti, non ti è piaciuto? Una necessità. No, certamente sì. No, infatti, Enrico, ieri nel momento durante la partita, noi dietro Ciosic e Pulcino, secondo me, non hanno sbagliato nulla. E anche se avevano qualche centimetro in meno dei due attaccanti loro, soprattutto dell'attaccante centrale, non abbiamo mai avuto problemi. Poi, per assurdo, l'abbiamo avuto quando ci siamo sistemati meglio a livello di centimetri con Salomon, però anche lì loro no, su quelle punizioni hanno cercato il tutto per allora tutto. Chiudiamo la parentesi Crotone, tra poco ci saranno gli sms e le telefonate, facendo ovviamente rivedere questo episodio che ha coinvolto il portiere del Crotone Secco. Per fortuna oggi ne possiamo parlare in termini soddisfacenti per come sono andate le cose. Ecco, la regia già ci ha proposto questa immagine con il portiere brasiliano Secco a terra, c'è subito l'ingresso dei sanitari, grandi attimi di paura, qui c'è un medico come il dottor Edoardo De Blasio. E diciamo che i soccorsi comunque sono stati immediati, c'è stato subito il taglio della maglietta, vediamo che c'è subito il massaggio cardiaco inizialmente, ecco, questo è lo scontro, c'è stato il massaggio cardiaco, aiutami Edoardo a sostenere, sì, altre situazioni. Poi successivo il però. Il sì, comunque in questo caso non è stato un arresto cardiaco, cioè se pensiamo, cioè, il pensiero è andato subito a Morosini, in questo caso il respiro era spontaneo e lui in realtà ha avuto un trauma, uno shock come quello che ha il pugile quando prende il pugno in faccia, e cade. Il massaggio però si vede lui che alza la gamba. Sì, poi si è ripreso subito. Fa rivedere adesso in realtà regia. Questo è stato un riflesso vagale da un colpo praticamente preso, che è la stessa identica cosa che capita al pugile quando va in knockout. Sì. È stato un knockout, non ha nulla a che vedere con l'arresto cardiaco da aritmia cardiaca in cui il defibrillatore ti salva la vita. Qui non è stato usato il defibrillatore. No, però lo hanno montato, portato, vedi quelle piastre, portato, vedi, sì, no, sì, quegli elettrodi che stanno sul petto, sono gli elettrodi che collegano il ritmo cardiaco al defibrillatore. Il defibrillatore non è subito un defibrillatore, innanzitutto è un monitor, cioè serve per vedere il ritmo cardiaco. Se poi c'è un'aritmia che va defibrillata,
il defibrillatore interviene e fa passare, riconosce la fibrillazione. In questo caso lui non aveva un'aritmia cardiaca, aveva avuto semplicemente un knockout e quindi rapidamente si è ripreso con gli schiaffetti che gli hanno dato, eccetera. Alla fine lui si riprende, è un riflesso vagale, un riflesso neurovegetativo, non è un'aritmia cardiaca. Ecco qui la gamba. Però che si sono comportati benissimo i colleghi, quelli della misericordia. Vedi adesso, ripeto, ne possiamo parlare. Si è comportato male l'arbitro. Ecco, veniamo molto sicuro. Anche se no, si può dire, gol, bella la scena di quando si alza, no? Perché, sulla barriera. Perché stiamo parlando del gol di Lazzari con il pallone che è lì al limite dell'area, la regia ce lo può far rivedere. È ovvio che le proteste sono finite lì, no? Ecco, quell'incidente. Cioè. Dopo un infortunio del genere si pensa soprattutto... No, però qui l'arbitro, guarda, indica ha dato punizione di Politano. E ha dato con il braccio indicato subito, si vede, cioè è chiaro, si che è visto subito, la protesta è stata immediata dopo aver visto la punizione che ha segnato. Ha fischiato dopo, ha fischiato il fallo lì. Dopo, ecco l'azione, c'è lo scontro tra il portiere ed il difensore. La palla è lì e calcia Melchiorri, aveva segnato Melchiorri. A porta vuota. E adesso si vede l'arbitro, perché adesso lo vediamo. A terra. Sì, e l'arbitro adesso indica il centrocampo. E ancora avanti le immagini, Maurizio. Non il centrocampo, indica calcio di punizione. Calcio di punizione? Volevo dire il centrocampo. Calcio di punizione a favore del Crotone. Anche della gravità dell'infortunio. Adesso sì, però il primo movimento dell'arbitro è quello di indicare il calcio di punizione e indica la direzione a favore del Politano. Esatto. Dalle immagini questo si può intuire. Va bene, allora Andrea Costantini, i primi sms ci sono? Intanto ti aggiorno perché Malta in 10 uomini espulso Mifsud per un fallaccio su Florenzi, e ti dico anche che a sorpresa l'Islanda sta battendo l'Olanda 2-0 nel primo tempo e in campo Bjarnason non ha segnato ma è titolare in questa partita. Beh, dal risultato clamoroso. Vediamo i primi messaggi. Melchiorri è veramente forte, ma come mai ha giocato in B solo dallo scorso anno? Nessuno si è accorto di lui? Vediamo ancora c'è una storia un po' particolare, vogliamo risponderne. Non ho capito, Francesco. Ne avevamo parlato la settimana scorsa, due settimane fa. Il Chiori, dopo che ha giocato con il Giulianova, è stato male, ha ripreso, ha avuto un problema di salute, ha ripreso a giocare con la Maceratese, ha fatto una caterva di gol. Una carriera un po' compromessa da questo episodio. Ma ancora intendo giocare in Serie A. Allora, Melchiorri, Pasquato, Politano. No, ecco la formula vincente, suppongo. Ci voleva tanto? Vediamo un po' il prossimo. Che sorpresa Lazzari, pensavo soffrissimo l'assenza di Bjarnason, invece no, forte. Vediamo il prossimo. Ci fermiamo. Grande Melchiorri, 4 partite, 5 gol. A te. Melchiorri, sapevate della sua forza, sapevate, Iannascoli, delle qualità di questo giocatore... Però questo si sta esprimendo veramente a livelli eccezionali, è una media gol straordinaria. Io personalmente lo conoscevo, però qui bisogna dare merito al nostro direttore Giorgio Repetto, perché ha creduto immediatamente in lui e con un classico blitz è riuscito a portarlo a Pescara, perché in quel momento c'erano anche altre squadre su di lui. Però questo è un giocatore che ha dei mezzi notevoli, sa fare un po' tutto, può giocare non solo a centravanti ma può giocare anche in altri ruoli, in attacco può giocare a 2, a 3, però anche qui dobbiamo restare tranquilli. Ho letto qualche molti si chiedono paragonato a giocatori importantissimi, le condizioni contrattuali e vostre, ovviamente del Pescara, perché si è liberato dal Padova, no? È nostro, sì, però sono quasi tutti nostri, c'è qualche prestito. Sì, però di questa situazione, sai, che non avete giocatori di proprietà. Sì, sì, vabbè, le favole. Andiamo a sentire Melchiorri, cosa ha detto a fine partita al nostro Alfredo Giovannozzi, ovviamente molto felice per questa sua prima doppietta con la maglia del Pescara. La maglia che hai in mano, Melchiorri, è da conservare, no? Sì, la prima, la maglia dei traguardi la prendo sempre, questa è la prima doppietta nei professionisti, speriamo porti bene. Il gol quello annullato, l'avevi segnato tu?
Sì, però giustamente annullato, colpo alla testa, anzi per quello che è successo, fortuna che è stato bloccato subito la partita e i soccorsi sono arrivati immediatamente. Quanto è importante questa vittoria per il Pescara? Potrebbe significare la chiave di volta di questo campionato? È importantissimo sicuramente aver vinto questa partita, però chiave di volta no. L'importante è continuare ogni partita come quella scorsa e come questa qua, la mentalità non deve cambiare, dobbiamo continuare umilmente, anzi meglio della partita di oggi, perché il primo tempo siamo stati, secondo me il Crotone ha giocato meglio, noi siamo riusciti con due grandissimi gol fra Lazzari e Pasquato, però dobbiamo concentrarci di più e dobbiamo mantenere il possesso di palla di più durante la partita. De Blasio, sì. Quello che dicevamo noi del primo tempo l'ha detto anche lui, cioè il primo tempo lui non era contento, dice meno male che abbiamo trovato due gol splendidi con Lazzari e Pasquato, ma il primo tempo la squadra non è andata bene, lo ha detto Melchiorri, cioè loro si rendono. A chi possiamo paragonarlo, Melchiorri, qualche giocatore del passato oppure qualcun altro a livello nazionale come caratteristiche? Se ti dico a chi mi fa pensare la non gente mi ride Basten, dietro, no. Appunto. Bravissimo. Appunto. Si muove, corre, si muove, caracolla, finta di corpo, però al piede. Van Basten non dava l'impressione tipo di cadere. Vabbè, cioè, a me ci fa pensare. Basten, io non l'avrei mai detto, adesso tu mi hai detto a chi no, ti fa pensare. No, perché l'ho letto. Però a me mi fa pensare a Van Basten. Ma guarda, rifletti fisicamente, strutturalmente, vabbè. Il modo di portarsi la palla avanti. Io che ero, insomma, ammiratore come tutti di Van Basten. A me fa pensare a Van Basten. Per me Van Basten è stato uno dei più grandi centravanti, ho avuto la fortuna di poterlo vedere dal vivo spesso. Aveva altre caratteristiche, sì. Forse lo ricorda fisicamente, ma lui era un giocatore che aveva una tecnica eccezionale, non aveva questa grande facilità di corsa, era un giocatore che teneva la palla in un modo fantastico e aveva poi destro, sinistro, tutti i colpi del mondo. Per me questo dà un po' l'impressione di cadere sempre. Sembra che sta perdendo il pallone. Ma basta, non era così. Basta andava con l'eleganza. Punto di riferimento lì davanti. Tu, Fausto, era difficile ad anticipare. Guarda, Van Basten. Sì, Van Basten. Ma siete messi d'accordo? Mi ha fatto pensare a Van Basten e la sua grande forza fisica. Nella partita che in casa abbiamo vinto 4-0. Sì. Mancava poco alla fine. Lui è andato a fare l'ennesimo intervento con una forza. Francesco? Il Melchiorri che ho visto giocare qualche anno fa a Giulianova ed era appena una categoria sotto, ossia non era 5-6 categorie sotto, faceva delle cose, palla al piede, ma poi è bravissimo nel liberarsi per dar modo al compagno di farsi passare la palla. Sa fare e poi è poi ambidestro. Bravo, e poi calcia molto bene di destro e di sinistra. Prima un tifoso ci ha parlato di Lazzari, chi voleva parlarne? Beh, volevo chiedere se vi siete accorti che ieri Bjarnason non ha giocato. Ma quel tifoso infatti ha detto bene. No, quindi... Nel senso che fino a qualche domenica fa Bjarnason era veramente il giocatore più forte per il Pescara, no? Le vere speranze, il leader. No, la squadra è stata molto più ordinata. No, questo per dire, non per criticare Bjarnason, ma perché abbiamo dei centrocampisti. Torniamo al discorso che non ci sono le alternative. Ci sono le alternative. C'è anche Memusciai quel ruolo, ci sarà anche Memusciai. Di cui ne parlano un gran bene, ieri subito ha già giocato. Bjarnason si deve cominciare a diventare anche un pochino più concreto, perché Bjarnason sarà quei bei capelli che c'ha, eccetera, cavallo splendido in mezzo al corre in una maniera... Fisicamente è una bellissima figura, però poi stringi. Io sono convinto. Valerio De Carlis, dalla redazione di ForzaPescara.com, i tifosi cosa sostengono? Allora, eccoci. Allora, oggi ne ha acquisto Gordon Bunozza, ha effettuato le visite mediche, quindi un altro elemento a disposizione. Bunozza, non lo conosco. Bunozza. Sì, siamo stati a cena l'altra sera. Senti questo, che domande che mi fa. Valerio. È una cosa. Valerio. Allora, sì. Andiamo con Massimo 70. Dice, forse c'è veramente un buon gruppo quest'anno. Lo si vede come si chiamano tutti quando segniamo. Vedete il gol di Lazzari. E poi c'è Willy Rancitelli che fa tre domande. Ne leggo due, così poi accorciamo i tempi. Con rientro di Bjarnason, Memusciai, Salamon e Zuparic, ed infortuni permettendo, quale potrebbe essere il modulo migliore? E la seconda è: Aresti non vi sembra avere quindi dare più sicurezza rispetto al suo collega Fiorillo?
E poi c'è la terza, Da Silva potrà mai vedere il campo secondo voi? Vabbè, poi ognuno si fa la sua formazione, rispettiamo ovviamente certo. Il pensiero di Willy. Su Aresti e Fiorillo, Iannascoli, è una concorrenza che fa bene ad entrambi o fa bene solo ad Aresti? Ah no, fa bene ad entrambi, tra l'altro dobbiamo dire che Aresti è entrato molto molto bene ed è quello che comunque ha iniziato la preparazione dal primo giorno con il mister e con l'allenatore, il nostro mister dei portieri, però prima non è che insomma il nostro portiere titolare ha giocato peggio di lui, nell'ultima partita c'è stata un pochino qualche disattenzione difensiva che ha coinvolto un po' tutto il reparto, al di là di che dopo è apparso di più l'errore di un singolo. Però saper guidare di più il reparto difensivo, non parliamo di doti personali, proprio di essere più padrone dell'area di rigore, può essere questa una voce a suo favore? Ma guarda, io non sono completamente d'accordo, perché vedendola da lì dal campo la partita, sono entrambi molto bravi nel guidare la difesa e nella doti, infatti sul fatto di essere più padrone della situazione. Per fortuna abbiamo due ottimi portieri, anzi tre ottimi portieri, perché anche l'ultimo portiere che abbiamo preso è un portiere di grande esperienza, fisicamente notevole. Quando ragione al mister, quindi perciò tocca a lui. Per fortuna a noi va bene che entrambi stanno facendo bene. Aldegani lo conosci, Francesco? Sì, Bunozza no, ma Aldegani domani sera lasciamo va bene. Allora andiamo in pubblicità, torneremo in studio tra qualche istante. Tra poco. Ti rovini il fegato andare a cena con tu. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande punto alla croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali.
La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ora 21:48 minuti, allora torniamo in regia da Andrea Costantini che ci aggiorna sia su Varese e Cittadella sia sulla partita della Nazionale Italiana e soprattutto come sta andando Verratti. Allora, la partita dell'Italia è ripresa da una quarantina di secondi, il secondo tempo, Malta 0, Italia 1, partita di Verratti a sprazzi, si è reso protagonista di un brutto fallo a 20 metri dalla porta di Buffon ed è stato redarguito dai propri compagni di squadra, poi però ha subito un fallaccio a centrocampo ottenendo un cartellino giallo e peraltro era anche nei pressi del portiere di Malta quando Pelé ha spinto in rete a porta vuota il pallone che sta decidendo per ora la partita. In Serie B, Varese Cittadella, ora siamo sul 2-1 perché tre minuti fa ha accorciato le distanze Gerardi per il Cittadella. Ora siamo al 65esimo, Varese 2, Cittadella 1. Poi Enrico, direi di vedere qualche altro messaggio. Possiamo attendere un attimo perché certo. Andiamo a sentire prima Marco Baroni che non abbiamo ancora ascoltato al termine della partita di Crotone e poi analizzeremo anche le richieste dei nostri amici da casa. Sentiamo Baroni. Baroni, seconda vittoria consecutiva, adesso c'è di che essere soddisfatti. Sì, sì, siamo soddisfatti, però come dico sempre il tempo di gioire è breve perché giochiamo l'anticipo venerdì, quindi abbiamo poco tempo per recuperare e poco tempo per preparare questa partita. Quindi adesso ci aspetta un viaggio, domani già ci mettiamo al lavoro per pensare a questa gara. L'aver vinto con una squadra incerottata perché erano tanti gli assenti, che peso ha? No, no, è importante, è fondamentale. Quando si passa da queste difficoltà e si trovano le vittorie con questo carattere, con questa capacità di soffrire, con questa compattezza, sono segnali importanti. Avete vinto una partita che si era messa a un certo punto così così, poi si è messa bene, poi l'avete rimessa in gioco. La capacità di soffrire, di saper soffrire di questa squadra, quanto è stato importante? No, è stato importante, ma sai, questa squadra è nata nelle difficoltà, quindi questa deve essere una componente nostra. Adesso, ripeto, io sono sempre molto moderato anche nel gioire, c'è da lavorare, c'è da migliorare e adesso siamo rivolti già con l'attenzione alla prossima gara. Iannasco, ovviamente Baroni dice c'è da lavorare, il tempo di gioire è breve, però siete soddisfatti ovviamente voi del lavoro, non potreste dire diversamente. È un po' quello che avevo detto, no? Pure io prima, c'è da lavorare, migliorarci, però dobbiamo continuare con questa consapevolezza dei nostri mezzi, perché solo così in Serie B puoi fare un buon campionato, devi dare continuità il più possibile, perché
partita, ecco, come adesso abbiamo giocato domenica, venerdì dobbiamo fare l'anticipo. Ecco, rispetto allo scorso tre anno, tre giorni di preparazione. In questi tempi avete delle garanzie in più in prospettiva? No, guarda, io ricordo l'anno scorso avevamo tutti un po' di entusiasmo di più, adesso abbiamo i piedi più saldi per terra, perché l'anno scorso a un certo punto ci stavamo credendo, diciamo a dicembre ci stavamo credendo, a questo punto del campionato però c'era quell'inizio del campionato l'anno scorso che ci aveva fatto credere anche lì che avevamo una grande squadra e che forse avremmo fatto un campionato importantissimo. Adesso delle certezze noi ce le avevamo da quando abbiamo costruito la squadra, che siamo riusciti a prendere quegli elementi che... Come rosa, ovviamente, come è impostata ora la squadra con le alternative che ci sono, perché lo scorso anno di questi tempi il tormentone era Bjarnason, che non era stato rimpiazzato, quindi mancava Cascione, quella pedina, sì, si parlava di Bjarnason, di Cascione. Ora con questa rosa qualche garanzia in più dovreste averla, o no? Sì, però Enrico, siamo convinti noi di quello che abbiamo fatto, siamo convinti e siamo tranquilli, abbiamo mantenuto questa tranquillità perciò anche nel momento negativo, però non vogliamo pensare più lontano di qualche partita e dobbiamo vedere adesso queste partite per capire intanto se riusciamo a recuperare tutti gli infortunati, se riusciamo comunque a dare continuità, se continueremo a migliorare sotto tanti aspetti, intanto dobbiamo continuare a migliorare nell'eliminare gli errori individuali, questo soprattutto, e poi con i risultati vedremo sicuramente questo squadra. Modo di pensare da parte della società è apprezzato da voi, che non è quello che piace ai pescaresi, cioè? I pescaresi vogliono sognare, cioè, noi abbiamo cavalcato dei campionati alla grande. Siamo una piazza riconosciuta anche a livello internazionale. Quando c'era Zeman si parlava, ma non per ritirarlo fuori, per avere un riferimento alla diversità, diciamo, no? Quindi eravamo un riferimento a livello internazionale. Sì, il calcio brillante. Andiamo in A, vinciamo il campionato. A noi ci serve la motivazione. Un attimo, puoi stare seduto, non è che ti... No, è per far... Ma l'anno di Zeman di questi tempi... Ma anche dopo, ma io voglio essere buono. Anche l'anno a febbraio. Di Zeman in questi tempi erano tutti pro Zeman come poi lo sono stati, e come ancora oggi si parla ovviamente di quel Pescara. O se ricordo, perché io un pochettino mi sto ringoglionendo, ma non del tutto, o forse qualcosina già, no? Ma Zeman, mo che arriva febbraio, Zeman, lo vedi che succede? Né qua né là, o no? Francesco, io vedo tutte le trasmissioni di Replay e ci sei sempre ospite, tu, se mi permetti il tu. Ma ci mancherebbe. E sei sempre un po' bastian contrario, e ti rende simpatica questa cosa. Io sono convinto che la pensi come me, che vorresti anche tu la società che spinge un po' i tifosi, che diano un po' anche di entusiasmo. Ma insomma, con questa squadra si può parlare di punti per la salvezza, e forse vedere un attimo se riusciamo ad andare a fare il playoff. Una sola pubblicità, quindi gliel'ho detto in trasmissione, no? Perché durante la società come gliel'ho detto, adesso i programmi volendo possono anche cambiare, non oggi. Francesco, aspettare il pubblico pescarese se l'aspetta queste cose qua, si aspetta che adesso con le situazioni, sentiamo gli Annascoli, scusate. Ma guarda, l'abbiamo detto all'inizio del campionato, l'abbiamo detto qualche settimana fa e lo continuiamo a dire, abbiamo bisogno di tempo, dobbiamo capire un attimino, dobbiamo aspettare prima di fare programmi importanti. Per noi possiamo disputare un buon campionato, però bisogna capire tutto, bisogna vedere tutto, bisogna l'entusiasmo anche del pubblico è chiaro che in questo momento manca a tutti, manca a noi soprattutto. Ma manca anche ai giocatori, perché l'ultima partita casalinga sicuramente non c'era un gran pubblico allo stadio. C'era un gran Pescara in campo. E non c'era nemmeno un gran Pescara in campo, perché lì se ma non fa, pensate se che non questo, anche male. L'anno scorso si sono scottati. Io dico questo, io apprezzo molto invece il loro atteggiamento, molto misurato in questa fase, perché non ci scordiamo che solo due settimane fa eravamo ultimi in classifica da soli. Tant'è vero che la partita in casa contro l'Entella era veramente una partita da ultima spiaggia, cioè se non sia mai lì quella partita che stavamo giocando malissimo, non svolta come ha svoltato. Solo per questo, perché
perché c'è stata l'esperienza amara dello scorso anno. No, ma vedi, loro hanno lavorato, loro quest'anno secondo me hanno lavorato molto meglio dell'anno scorso, forti dell'esperienza, degli errori commessi lo scorso anno, perché quest'anno loro non hanno lasciato un centrocampo sguarnito come l'anno scorso. L'anno scorso a un certo punto Marino si è trovato nella situazione di dover far giocare a centrocampo Zuparic, Rossi e Balzano, perché gli si erano infortunati Rizzo e Nielsen, non erano stati rimpiazzati Cascione e Bjarnason, l'unico centrocampista inorganico era Gaston Brugman, l'unico. Quest'anno no, quest'anno loro hanno comprato tanti centrocampisti e nel momento del bisogno hanno comprato Guana, che si sta rivelando un acquisto importantissimo, perché io ho visto, ieri, prima abbiamo parlato di Melchiorri e del portiere, ma non ci dimentichiamo che Guana ha giocato un'ottima partita e ha retto il centrocampo quasi da solo, perché la personalità che quindi ha Guana... Quindi Fausto, è inutile che... No, però è chiaro che in questo momento con una situazione di classifica come questa non ti puoi mettere a fare programmi, però loro hanno sempre detto puntiamo ai playoff, puntiamo ai playoff, l'hanno detto. È chiaro che se cominciamo a giocare bene nell'arrivare vittorie l'entusiasmo torna a tutti, per adesso... Dobbiamo stare un po' a guardare, sperare che Baroni tiri fuori da questo organico qualcosa di più di quello che ha tirato fuori finora. Allora, prima abbiamo sentito l'intervista al mister Baroni. Partita difficile, io non ho mai sentito fino adesso un tecnico che dice la partita facile, tutti difficili sono queste partite. Ma insomma, allora, io forse con questo stimolo che voglio dare all'amministratore, magari si conquista anche un po' di coraggio da parte del mister, che deve usare. A Pescara piace vedere il calcio, piace vedere il giocatore che va in porta come ci fa Melchiorri, piace vedere il centrocampo che spinge, giocatori che sudano, giocatori che si vogliono guadagnare, che scendono. Bravissimo, ma proprio Carucci, questi terzini che vanno a chiudere, vanno pure a segnare, ma Balzano lo questo sta facendo con il Cagliari. Questo dovrebbe rubarti il posto perché stai ironizzando un po' troppo, eh? Tu hai avuto una battuta adesso perfetta, proprio televisiva, penso di capirci un pochettino. Quindi dai ragione di televisione. No, io gli do ragione se parliamo da tifoso. Vabbè, io sono bravo, amministratore, rispetto l'amministratore. Allora, io sono convinto che questi l'anno scorso si sono, ma non scottati, bruciati. E scoriazioni di decimo grado, se esiste, io non lo so, chiedo l'aiuto a Di Blasio. E quindi quest'anno ci vanno forse con... Ma anche i tifosi sono 3 anni che darbeggiamo la partita, ma tutti si sono scottati. L'anno in Serie A, l'anno di B, l'anno scorso ce lo siamo dimenticati, le prime tre partite con Marino col Torino fu che facemmo di rifare qualificazione. La prima in casa 3-0 allo Stabia, non si pensava che lo Stabia fosse a Trapani una partita dominata, ce lo ricordiamo tutti. Quindi e dopo, mentre abbiamo visto che è successo, bene. Quindi, con i regali di Pellizzari, anche io devo essere sincero che non sono né tifoso, certo. Il ruolo è diverso, pur augurandomi il Pescara vada bene, né dirigente, devo essere onesto, parlando con Di Blasio. Pompieri non ci sono, perché non è nel DNA di questa dirigenza, magari uno soprattutto equilibrio, nel mio DNA. Cittadella è più tifoso di tutti. Cittadella pareggiata. Pareggio del Cittadella, doppietta di Gerardi, dunque Gerardi. 2-2, mentre la Croazia vedo che sta dilagando sull'Azerbaigian 5-0, l'Italia invece sempre sullo 0-1, fatica a chiudere la partita. Leggiamo poco qualche fa. SMS? Fammi ti dire Enrico, poco fa gran giocata di Verratti, assist per Immobile che però ha concluso centralmente, ma era una grande opportunità. Vediamo i messaggi. A me Melchiorri ricorda tanto Rebonato, voi che ne pensate? Toni da Pescara. Poi dopo la risposta. Ma cosa dite? La differenza con le altre partite è che le altre volte non facevamo gol, nelle ultime due siamo stati concreti ma abbiamo fatto bene anche prima. E la poi differenza ancora... è che in fase realizzativa sono più concentrati. Esatto. Una domanda per Iannascoli: non si poteva tenere Ragusa? Temo la legge dell'ex venerdì. E poi leggiamo ancora anche gli altri, adesso arriveranno le risposte. Centro sportivo a Silvia e Stadio, ci sono novità? E poi ancora a Cittadella e ieri quando siamo passati a difendere a 5 abbiamo sofferto. Baroni, più coraggio, forza Pescara. Ecco, contento per Retta. Allora iniziamo da Ragusa. La Ragusa fino alle... Tu eri in diretta Enrico? Sì. Beh, ti ricordi che avevamo la possibilità, ci abbiamo provato a riportarlo a Pescara,
Poi non ci sono state più le condizioni, abbiamo avuto pure qualche problemino in quell'occasione con la società del Genoa. Poi si è riaperto questa finestra di mercato e Ragusa si è convinto di dover andare a giocare fuori, mentre prima, qualche giorno prima invece era convinto di dover rimanere a Genoa e di giocarsi le sue carte in Serie A. Ha un po' il dente avvelenato, perché ieri Lanciano ha detto: voglio rifarmi venerdì contro il Pescara. Non credo proprio. Non ho capito perché c'è il dente avvelenato. Non lo so, non capisco. Ha il dente avvelenato? È una domanda. Io penso di no. Pescara non lo vuole, lui è voluto restare a Genova. Di chi è Ragusa? Noi e del Genoa. E quindi, essendo per metà nostro, come abbiamo fatto a lasciarlo andare a Vicenza? Io questa cosa non la riesco a capire. Ma non voleva perché? Tornare. Come abbiamo fatto? A farlo andare a Vicenza e non prenderlo noi. Cioè, perché? Fino a che lui rimaneva a Genoa, rimane a Genoa. Ma se scende in B, infatti voleva andare a Bologna. Infatti lo volevamo riportare qui. Allora, ma non è andato a Bologna, è andato a Vicenza. Ed è rimasto a Genova. No, è rimasto a Genova. Ho capito. Il calciomercato si è chiuso con lui che rimaneva a Genova. Poi avrà parlato con l'allenatore, avrà parlato con la società e loro ci hanno chiesto di poter mandare Ragusa a giocare a Vicenza, perché noi forse qualche possibilità in meno aveva nel continuare a giocare a Genova. E a quel punto noi non gli potevamo dire che venisse qua. Sì, avremmo pure. No, non poteva. Il mercato per noi era chiuso. A quel punto no, Vicenza era chiuso, la squadra che era stata aperta. Ah, solo per il Vicenza. Solo per il Vicenza, sì, che è stato riscattato. Non avevo capito. Allora, può somigliare a Rebonato? Chi si ricorda? Assolutamente no, scusami. No. Con tutti Io mi auguro che rassomigli a Rebonato per il numero di gol. Ma Rebonato i gol li ha fatti solo a Pescara. L'anno dopo a Firenze, tre partite la negazione. Quindi Melchiorre più forti di Rebonato. Sicuramente in Serie A farà delle grosse cose. Rebonato era un uomo d'area di rigore, ultimo tiro, la violenza, la forza, ma questo parte da 70 questo metri. Questo è Pescara, c'ha ragione lui. Questo parte da 70 metri dalla porta. Centro sportivo a Silvi e Stadio Adriatico. Centro sportivo a Silvi, ci sono buone notizie, perché comunque le cose stanno andando avanti. Per quanto riguarda lo stadio, anche qui sembra che ci siano delle ottime possibilità, però dobbiamo incontrarci a breve, abbiamo fatto già diversi incontri anche con il sindaco e con l'assessore allo sport. Adesso il nostro tecnico sta già lavorando per presentare comunque una prima bozza al Consiglio Comunale. Vediamo quando riusciremo, perché noi insomma vorremmo sentire tutta la città di Pescara sotto questo aspetto, perché stiamo parlando di una cosa veramente molto importante, potrebbe essere decisiva per il futuro del calcio a Pescara, perché in questo momento avere uno stadio di proprietà potrebbe essere veramente una cosa importante, però noi non vogliamo assolutamente farla contro nessuno, perciò vorremmo il placet di tutti, sia di chi sta attualmente al governo. Ovviamente a Palazzo di Città poi si entrerà un conflitto tra l'assessore che vota in un modo. No, ma non credo proprio, perché comunque abbiamo già sentito qualche voce stonata sullo stadio Adriatico, però è normale che sia così. Sì, però parliamone dopo, adesso parliamone. Lasciamo perdere, andiamo avanti, perché comunque c'è una possibilità e vogliamo continuare a portarla avanti, perché ripeto, almeno per quanto mi riguarda, penso che sarebbe un grande regalo che possiamo lasciare alla città di Pescara. Torniamo alla redazione di forzapescara.com con Valerio De Carolis. Valerio, che novità abbiamo sul vostro portale? Eccoci, adesso la discussione si è un po' spostata, perché si parlava anche di moduli. Ad esempio Magico Pè dice: non è ammissibile cambiare modulo se non per raddrizzare la partita. Poi c'è ad esempio Pescarancia che dice: piedi per terra e tanta umiltà. Non dimentichiamoci che fino a due giornate fa eravamo ultimi a due punti, ci vuole continuità nei risultati. Poi dice anche sul resto delle squadre che compongono il campionato di Serie B, ce ne sono almeno 7-8 squadre sotto di noi, addirittura Alessandro dice che ce ne sono 21 rispetto all'organico. Esattamente, la continuità nei risultati, specie se si tratta di vittorie, è ovviamente fondamentale. Poi si concentra, riassumo brevemente perché era lungo, si concentra sul fatto che prima gli episodi erano a nostro sfavore, adesso sono a nostro favore, quindi si attende il buon gioco qui a Pescara, perché secondo Nemicissimo ci sono episodi di singoli a svoltare un po' la partita.
Allora, io nasco, sì. Crotone, comunque, l'unico episodio in cui siamo stati fortunati è stato il palo del Crotone. Infatti. Tutti gli altri episodi siamo stati sfortunati. Cioè, tutti, persino sul rigore che ci ha dato a favore, lì l'arbitro ha commesso un errore, che quello era cartellino rosso ed espulsione. Quello infatti, è ultimo uomo. Infatti, se tu dai il calcio di rigore e Belchiorri sta colpendo di testa davanti al portiere, a porta vuota, quella è espulsione. Se il Crotone lì rimane in 10 uomini, anche se Politano poi sbaglia il rigore, e non so perché non abbiano fatto tirare a Melchiorri o a Pasquale, perché Politano proprio non stava in giornata, comunque vabbè, ha tirato Politano, ma lì c'era l'espulsione, quindi l'arbitro di errori ne ha commessi ben la regia, tre, e tutti contro il Pescara. Facendo rivedere l'azione, ha questa ragione, perché è stava rosso. Colpendo di testa, e quindi quella è chiara occasione da gol e nessun altro difensore poteva intervenire. Più di quello il portiere in questa occasione abbiamo vinto 4-1. Santo Melchiorre, andiamo in pubblicità, poi ripartiamo da una dichiarazione che ha fatto anche Anascoli questa sera, una precisa domanda quando parlavamo delle proprietà dei giocatori, perché sembra che voi non avete nessun giocatore di vostra proprietà, forse non è così. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Concessionaria Iveco, Adria Car, ti invita a provare il Truck of the Year 2013. Scopri il nuovo Iveco Stralis Highway da Adria Car, concessionaria Iveco. Info su www.adriacar.it. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare, a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. :22 torniamo in diretta. Allora, prima della pubblicità avevamo postato una domanda per Ian Ascoli su questi discorsi relativi alle proprietà dei giocatori, perché sembra che questa società non sia titolare delle varie posizioni. Ad esempio Melchiorri, abbiamo chiarito che è tutto vostro e questo è un bel patrimonio, no? Ma come Melchiorri forse ce ne sono tanti altri. No, ce ne sono tantissimi e sfido chiunque a dire che ci sono squadre in Serie B che hanno più giocatori di proprietà rispetto a noi e anche diverse squadre di Serie A. Perciò è chiaro che l'abbiamo detto anche all'inizio del campionato, da quest'anno non c'è più la formula della comproprietà. Per una squadra come il Pescara, che comunque riscendeva dalla Serie A, che si è giocato il bonus dell'anno scorso e che quest'anno ha lo stesso contributo rispetto a tutte le altre squadre, è chiaro che pure noi dovevamo riflettere molto bene sulle operazioni da fare, però abbiamo cercato di investire il più possibile, soprattutto su qualche giocatore giovane, e nelle formule varie dell'acquisizione dei calciatori abbiamo lavorato ecco, tanto. Avete sforato il budget stabilito? L'abbiamo superato perché comunque la nostra voglia è tanta, perciò è chiaro che quando ci siamo trovati dopo, durante, perché il calciomercato comunque è sempre una cosa a parte, perché inizi con delle idee e poi per strada devi sempre non cambiare. Non si sa se prevale la testa o il cuore in certe poi situazioni, no? Nel caso nostro la testa si perde negli ultimi minuti, si perde. No, ma si perde Guana, proprio durante il calcio. E Salomon, Guana, sì. Pasquato e Salo sono tre giocatori che in Serie B Guana è un anno, cioè, essere, un anno ci abbiamo messo per raggiungere Guana, insomma, non è che Salomon è un giocatore di Serie A. Salomon a gennaio della Serie A noi l'avevamo in mano a mezzogiorno, poi all'ultimo momento andò a Brescia. È una campagna acquistica, soddisfatto pure per lei questa sera, è stato un po' bastianco. Soddisfatto tutti i tifosi pescaresi, noi siamo rimasti tutti sorpresi. Anche sul Enrico, sì, che brutte notizie per l'Italia, perché è rimasta in 10 anche la selezione azzurra, espulso Bonucci per fallo da ultimo uomo, quindi 10 contro 10 a circa 18 minuti dalla fine. Risultato sempre di 0-1. Dicevamo, Fausto? Io potrei dire che Malta comunque è una partita difficile, come direbbero. Hai visto? Ma come si fa? Ma come si fa? Cosa ti piace di Baroni? Di Baroni? Ma io penso, guarda, adesso a parte le cose simpatiche, io penso che lui sia veramente capace di fare gruppo, e questo credo che dopo 3 anni di scollamenti tra squadra e tecnico sia arrivato, no, giusto a fagiolo. E la scelta della società la trovo veramente un po' limitativo per un allenatore professionista dire solo mi piace perché sa fare gruppo. No, sicuramente no, io credo che lui, a me mi sembra un po' grande Conte, lavoratore della nazionale, sì, c'è proprio quell'impronta di lavorare sull'uomo, sulla motivazione, sulla determinazione del giocatore,
So che dialoga moltissimo con ognuno di loro, quindi credo che faccia un lavoro eccellente sotto questo aspetto. Però io credo che debba avere un pochino più di coraggio, anche perché si campa una volta sola. Cioè, no, voglio dire, perdere una partita e giocarla bene, con determinazione, con voglia di vincere. Ma lui arriverà la classifica. Ha dovuto superare questi problemi iniziali di un gruppo nuovo. Beh, Langione l'anno scorso è stato anche prima. Una partita dopo aver giocato con impegno, determinazione, grinta e magari anche bene. Ti fa incazzare. È meglio che. È bravo. No, io non. No, lasciamo aperto. Ma come parliamo di non è mai successo di perdere e di rimanerci contento. Ma parliamo della partita di Vicenza. La partita di Vicenza, come diceva Iannascoli, assume un ruolo importante perché, a parte la tradizione, a parte questo gemellaggio, però è un'ulteriore verifica, perché se fai il risultato anche al Menti, poi con il Carpi il pubblico forse dovrà rispondere. Perché poi diremo che è un'altra partitaccia, perché il Carpi è una squadra però ha ragione Annascoli, perché può giudicare, si può criticare, ma intanto il ruolo del tifoso è quello di esserci, no? E nell'ultima partita forse è vero che è la squadra che deve trascinare il pubblico e non viceversa, no? No, sicuramente, però l'entusiasmo trascina tantissimo e dà una grossa mano al giocatore e a tutto l'ambiente, perciò chiaro che le ultime partite dello scorso campionato si è visto, cioè era impossibile riprendersi quando comunque c'hai il tuo tifoso che non ti aiuta. È importante tutto, ci vuole tutto per andare avanti e per fare risultati e per ottenere dei risultati importanti. Tutto l'ambiente deve lavorare insieme. Intanto si stanno organizzando molti club per questa partita di Vicenza, c'è anche il Delfino Club Franchelli. Comunque intanto, scusa Enrico, i nostri tifosi erano presenti in una trasferta veramente complicata, lontana, difficile da raggiungere. Ieri più c'era uno specchietto importante dei nostri tifosi, addirittura più della scorsa partita a Cittadella. Sì, e questo è veramente importante ed è una cosa che ti fa emozionare, perché soprattutto a chi come me è tifoso, soprattutto tifoso, è importante vedere il pubblico lì presente, che incita e che nei momenti di difficoltà ti dà quella mano importante, perché ti fa sentire. Enrico, finale a Cittadella 2-2, il Varese ha chiuso in 10 per l'espulsione al 93esimo di Zecchini. Allora però vediamo la finale classifica 2-2. Aggiornata con Maurizio Daguì, il Varese dovrebbe essere a quota 8 e anche il Cittadella, quindi il Pescara ha ben 8 squadre alle spalle rispetto ai discorsi che faceva Francesco due settimane fa, no? Vabbè, siamo soltanto tre punti. Purtroppo eravamo ultimi, due vittorie. Guardate che quest'anno, fra poco tra l'altro, ricomincerà. È una classifica cortissima. Esatto, ricomincerà il ritornello e tutti cominceranno, quasi tutti, a dire di nuovo: il livello è sceso. Io dico, chiedo scusa, questo livello, no? Io lo sento dire da 20 anni che è sceso, ma non finisce mai di scendere. Io vi dico che quest'anno, ma non lo dico io, lo dicono gli addetti ai lavori, che tra allenatori, direi procuratori, trasportivi, stessi giocatori, forse ne capiscono un tantinello, certamente più di me, degli altri non lo so. Quest'anno il campionato è ancora più difficile degli altri anni, proprio perché è livellato. Sarà livellato in basso. Sconfitta di Perugia. Ma sarà livellato in basso. Va bene pure. Quando dice la partita va bene pure. No. Ma io mi devo confrontare con questo campionato. Però tutte le partite sono difficili, perché tutte le partite in Serie B le puoi perdere contro chiunque, però le puoi anche vincere contro chiunque. Il Pescara per esempio ha un organico rispetto al Vicenza che non è paragonabile, ma oggettivamente il Vicenza è una squadra ripescata dalla Serie C. Il Pescara ha pochi rivali. Ma in particolare adesso parliamo della partita di venerdì, perché parliamoci chiaro, adesso noi siamo 3 punti sopra alla penultima, alla retrocessione, ma siamo a 6 punti dalla prima. Quindi è chiaro che una vittoria a Vicenza ci rimetterebbe in corsa definitivamente per
fin da ora, non è che se non vinci ci puoi tornare, però adesso tu con una vittoria, allora a Vicenza guardare la classifica, la classifica possiamo anche non guardare, però tu cominci a pensare che quando stavi là sotto, ultimo in classifica, sei andato in campo contro l'Entella, che ti tremavano le gambe, la squadra a Pescara contro l'Entella era irriconoscibile, lo dico io. 35, perché aveva paura, perché era ultima, tu trovati lassù, è anche un fatto psicologico. Allora tu adesso a Vicenza devi andare a giocare per vincere, perché no, devi vincere, fermati, devi vincere a Vicenza, con tutto il rispetto per il Vicenza. È vero che tra giocatore la sera sta bene, si sveglia la mattina e sta il giocatore come l'essere umano, dove non devi vincere in questo particolare momento, con i risultati ottenuti nelle due ultime partite, con lo stato di forma di alcuni giocatori, a cominciare da Melchior. Oh, non ci dimentichiamo che ieri Melchior ha fatto il fenomeno. E Baroni aveva tolto un giocatore, vabbè, lui ha detto che ci aveva avuto un problemino fisico. Comunque, Baroni che ha detto avete giocato ugualmente. Esatto, bravo, che la partita prima ha fatto tre gol. Quindi hai 2, 3, 4, 5 giocatori che sono in uno stato di forma, diciamo, ottimale. Ora la squadra non brilla per gioco, però vieni da due grossi risultati. Il Vicenza ha dimostrato pure di avere qualche problemino. Se metto sul piatto della bilancia, io dico che è una partita che devi vincere. Sai qual è la partita? Che se invece andare a Vicenza venerdì andavi a Frosinone, io non avrei detto devi vincere. O a Bari o a Catania. Se vai a Malta devi vincere. Però quello là è bravo lui. Allora, il Delfino Club Francavino, la fate dare questa notizia, organizza Pullman, le prenotazioni si accettano al caffè Melò in piazza Sterba a Francavilla, quindi contattare Rocco e Claudio. A proposito di Vicenza, c'è Ragusa che questa sera, proprio nella trasmissione Cozze e Vongoli di Radio California, ha detto un qualcosa. Valerio, tu hai condotto questa trasmissione su California. Sì, ho avuto, al quale auguriamo una pronta guarigione. Ma siamo malati. Guarisci, mi raccomando. Cosa ha detto Ragusa, Valerio? Ero lì e a domanda gli abbiamo chiesto per quale motivo non avesse accettato Pescara e poi successivamente il suo passaggio a Vicenza. Ha detto semplicemente che ha sbagliato una valutazione, non si riferiva precisamente a Pescara, ci ha tenuto anche a precisare, c'erano anche altre squadre che volevano fortemente Antonino Ragusa, è voluto restare a Genova, poi con il senno di poi appunto ci ha ripensato. E voleva giocare, preferiva giocare, non fare la panchina. Poi ha parlato quello che ci diceva Ian Nascoli poco fa in diretta. No? Sì. Non lo faceva giocare, quindi... Ci sono altre domande invece per quanto riguarda i tifosi? Hanno segnato qualcos'altro, perché siamo all'ultimo intervento? Sono tante riflessioni più che altro. Ad esempio c'è Vittorio che dice voto a Baroni 4, senza Melchiorri e Fortuna ieri si perdeva, grande squadra in mani così, secondo Vittorio. Poi ad esempio c'è Viva Pescara 62, continuo a vedere una squadra poco compatta, troppi lanci lunghi che vanno a finire sui piedi dell'avversario, ci salviamo con iniziative individuali. Poi esaminando la partita siamo partiti peggio che con l'Entella, poi un episodio ci ha spianato la strada. Poi comunque si sofferma. Sicuro che siamo su forzapescara.com, sì. Com'è? Sì, è possibile che non c'è un commento positivo. Qui veramente... Guarda, per quanto tifosi, ma d'accordo. Tutti i pensieri sono rispettati. Non siamo fanatici. No. Siamo il pallone di ieri, squadra modesta, ha preso 4 gol e dietro di noi in classifica. E tutto quanto, sono tutti i ragazzi guidati da Drago, che è bravissimo. Ha impastito azioni al tecnico che fa 4 gol in trasferta. Poi se vogliamo evidenziare dei difetti, però credo che sia esagerato. Il 4 è esagerato, perché ieri mentre il Pescara faceva lanci dalla difesa verso l'attacco, il Crotone con calma sul 2-0 continuava a costruire. Allora dovevamo mettere 8 a Catania in base a questo ragionamento. Si è perso invece anche a Catania, sono arrivate critiche, vuol dire che si guarda la cosa a senso unico e forse si è anche un il po' il gioco prevenuti. Alla fine premia sempre. Ognuno è libero di passare. Prevenuti, prevenuti perché i venuti oggi, la squadra prima allenamento, venuti lo conosci, esatto, venuti sì, stava la cosa, io tu era quello che stava accendendo noi. Pure quello stava accendendo. E pure tu ci stavi. pure quello che ha vinto gli ultimi 3 scudetti, i lanci di Bonucci a saltare. Quindi no, siccome allora se la palla la lancia Giovanni va bene, se la lancio io sto per chiudere.
chiudere, perché poi dobbiamo salutare anche Andrea Costantini, vuoi un po' più di spregiudicatezza da parte di Baroni? Solo questo? Sicuramente sì, ma penso che non lo voglio soltanto io. No, io te qui davanti. Penso che lo vogliono tutti i tifosi pescaresi, perché siamo proprio di sangue, no? Sangue tifoso. Allora Andrea, ultimo intervento della regia? Sì, gli ultimi tre messaggi, proprio sì. Gli ultimi spari, vediamo spari. Un po'. Tra virgolette, chiaramente. Secondo me manca solo un po' di possesso palla. Vedi la partita del Bari a Catania. Che ne pensate? Vediamo gli altri due e poi dopo al limite la risposta. Ma dove sono tutti questi squadroni? Non dobbiamo avere paura di nessuna. Con calma risaliamo e poi ci mangiamo tutti. Vediamo un altro. Ha ragione Perletta. Lo stadio mi voglio divertire. Pescara fammi divertire. Baroni più coraggio. Rivoglio la Serie A. Oh, e poi ancora... Perletta. Chiedo al signor Iannascoli come si è arrivati a coinvolgere in maniera più diretta il nuovo sponsor. Grazie e buona serata da Antonio. Allora, finiti i messaggi. All'ultimo messaggio, la OMA, credo che si rivolga alla OMA, come mai l'avete coinvolta in maniera maggiore rispetto alla scorsa edizione? Ma era già l'anno scorso, quindi... sì, ma è una famiglia che è vicina a noi, è amica amica nostro, perciò è chiaro che... Presidente poi della Confindustria, Mauro Angelucci, no? Certo, regionale. Per noi è importante avere un marchio pescarese, è così importante, per un'azienda così importante. Già l'anno scorso ci hanno, sono stati presenti sulla nostra maglia come secondo sponsor, quest'anno li ringraziamo perché hanno dovuto fare un ulteriore sforzo per darci una mano. E, speriamo che l'OMA apporti fortuna. E speriamo poi che l'appetito... come si dice, vi è mangiando e perciò che possa darci una mano ancora maggiore, perché ripeto, Rico, è una famiglia importante, sì. Di pescare. Prima di congedarmi, una ultima annotazione che riguarda il prossimo avversario del Pescara, cioè il Vicenza. Ieri dopo la sconfitta a Lanciano si è parlato anche di un esonero di Lopez, invece si va avanti proprio con Giovanni Lopez, ma la fiducia è a tempo, sarà fondamentale la gara col Pescara in rampa di lancio. In caso di esonero ci sono Aglietti, che sembra favorito secondo tutto Mercato Web, e dopo Aglietti c'è Maran. A te. Ma quante persone avrebbero detto che il Vicenza a questo punto del campionato avesse tutti questi punti? Cioè, è una squadra costruita in 15 giorni su un ripescaggio dopo che non doveva fare neanche la C1, perciò è stata ripescata. Insomma, Fausto, cosa ti senti di dire in chiusura? Guarda, sta perdendo il lume della ragione. Sì, ultima cosa, velocemente, perché siamo proprio come puntuali settimanalmente, chiudiamo le 22. Grazie Enrico che mi dai l'occasione di chiudere la trasmissione, fantastico. Vorrei fare un saluto a nome di tutti i tifosi del Pescara a Gianluca Caprari, che domani verrà operato. E gli auguro di tornare presto a cavalcare l'Adriatico. Un in bocca al lupo a questo ragazzo che è stato sfortunato, ma che è un giocatore molto molto importante per noi e sul quale abbiamo fatto un grosso investimento. È in buone mani e ci crediamo tanto. Poi è in ottime mani, non in buone mani. Il nostro professore è un grande, perciò ce lo riconsegnerà anche in tempi più brevi rispetto a quelle date cliniche che sono sempre lunghe. Qui si parla di 90 giorni, sono sicuro che invece in tempi molto più brevi Salini ce lo riconsegnerà. Ecco, Edoardo De Blasio, per chiudere, cosa ti senti di chiedere all'amministratore delegato del Pescara? Ti chiedo di non fare nessuna mossa a gennaio perché il mercato di gennaio negli ultimi anni è stato disastroso, e quindi per favore teniamoci questi che abbiamo e auguriamoci che Baroni sia bravo come io spero, come io voglio credere, insomma, che dimostri è un ambizioso, un grande lavoratore, un conoscitore di calcio. Secondo me, dopo un inizio un po' stentato, ha tutte le possibilità di decollare insieme al Pescara. È quello che mi auguro. A tranquillizzare De Blasio. Non vendete e non comprate. Non vendete e non comprate nessuno a gennaio, per favore. Sarà difficile, diciamo così, poi le sorprese arrivano. No, però ci sta, dai, ci sta anche questo. Francesco. Stavo pensando, basta mettere un cartello. È chiuso, non si vende e non si compra. Così il mercato noi non lo facciamo. È sicuro che non... Bravo. Su questo Bunozza? Ma questo è un giocatore che se recupera una condizione... È giusta, è un giocatore importantissimo, un giocatore di altro livello, infatti ha giocato in Coppa dei Campioni, cioè, insomma, un giocatore che noi
abbiamo intravisto in lui una grande possibilità e ci siamo lanciati. Speriamo adesso che in breve tempo possa essere a disposizione del mister, in modo che può valutarlo bene e nel caso inserire anche lui in questo organico. Anche perché è un mancino, e noi di mancino è un mancino che ha un gran fisico. Comunque, c'è un bel da fare per lo staff sanitario, dall'inizio della stagione ci sta riconsegnando tanti giocatori, no? Sì, noi anche lì è uno di quegli aspetti, dobbiamo avere un pochino più di fortuna, perché negli ultimi anni, ricordo l'anno di Serie A, entravi dentro quella sala dove c'era Vincenzo Zucchini, mi ricordo c'erano 12 giocatori, 13 giocatori, 11 giocatori lì a fare i trattamenti. È impossibile con 11 giocatori infortunati o con 12 giocatori infortunati vincere il campionato. La fanno Barone e Salini la formazione settimanalmente, no? In alcuni anni sì, ultimamente per fortuna no. Va bene, in bocca al lupo per Vicenza. Vado a ringraziare Andrea Costantini in regia. Sì, novantesimo, sempre 1-0 Italia, che sta facendo Melina per portare a casa questo streaming sito risultato. Come si fa? Bravo. Saluto Valerio De Carlis dalla redazione di ForzaPescara.com. Un saluto a te Enrico e a voi tutti in studio. Allora, grazie a Francesco Di Francesco, a Fausto Perletti, Edoardo De Blasio, grazie all'amministratore delegato Danilo Iannascoli. In bocca al lupo ovviamente per il vostro campionato, per il nostro campionato, in modo che anche i Perletta di turno, i De Blasio di turno, i Di Francesco di turno siano tutti accomunati dal pensiero che questa squadra ci fa sorridere in campo e ottiene anche risultati. È un po' difficile dire ci fa sognare, però andiamo avanti. Vedremo tra qualche settimana. Dai. Grazie per averci scelto, appuntamento a lunedì prossimo. Buona serata. Serie B, il campionato degli italiani.